Associazione Carducci Salone Musa per le prove dell'Orchestra da Camera di Como Franz Terraneo in previsione del grande concerto che si terrà domenica sera alle ore 20:30 nella Basilica di San Fedele per le celebrazioni di Sant'Abbondio. Siamo qui con il maestro Crosta, con Federica Andreoli, con Cristina Nugirello, che insomma ci raccontano un po' che cosa stanno preparando. Noi abbiamo fatto anche qualche piccola ripresa delle prove. Maestro, cosa c'è da aspettarsi dal concerto di domenica? Un concerto bellissimo che inizierà con una sinfonia del compositore comasco Pasquale Ricci, che è stato un compositore molto importante nel XVIII secolo, maestro di cappella nel Duomo di Como. Di Ricci eseguiremo una composizione, una sinfonia non concertante, nonostante Ricci sia passato alla storia come forse l'inventore di questa formula. E suoneremo la Sinfonia in Re maggiore, opera 2, numero 1, nell'organico previsto in queste circostanze, cioè un'orchestra d'archi, due oboi e due corni. Seguirà il concerto per violino numero 1 di Wolfgang Amadeus Mozart, quando Mozart aveva 17 anni lo ha composto, nella tonalità di Si bemolle maggiore. La parte del solista è affidata a Davide Alogna. Chiuderemo questo concerto con la famosa sinfonia sempre di Mozart, la maggiore numero 29, K201, che Mozart scrisse l'anno successivo al concerto numero 1 per violino. Quindi stiamo parlando di due composizioni, una del 1773 e una del 1774. Programma grande godimento per noi che suoniamo, ma pensiamo, siamo sicuri, anche per chi ascolterà. Federica, facciamo due parole proprio sull'orchestra. Quindi tanti anni che l'orchestra Franz Terraneo partecipa, no? E diventa protagonista nelle celebrazioni di Sant'Abbondio. Certo, questo è il nostro quarto anno. Ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale che ha ereditato questa tradizione e l'ha sostenuta ancora. Noi appunto dedichiamo questo concerto al nostro patrono, c'è un intreccio di valori civili, civici, religiosi. Noi ogni anno dedichiamo il concerto, lo intitoliamo, diciamo, a un argomento importante. Quest'anno ci occuperemo della musicoterapia, grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con l'Ions Club Plinio il Giovane. E ci sarà Teodora Cianferoni, che è una consigliera dell'Associazione Infinita Musica, che si occupa di musicoterapia sul territorio da anni, che ci introdurrà all'argomento con poche parole, e poi tanta musica per festeggiare con la musica, che è bella e anche cura. Cristina, ricordiamo dunque l'appuntamento di domenica, così facciamo un invito generale a tutti i cittadini comaschi e non. Esatto, speriamo che ci siano molte persone, è stata fatta anche molta pubblicità, il concerto sarà nel cuore della città, quindi nella Basilica di San Fedele, domenica 4 alle ore 20:30, vi aspettiamo numerosi. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, esatto. Perché questo è importante sottolinearlo. Grazie, buone prove e grazie. In bocca al lupo per il concerto. Grazie. Ciao.